Ma si può sapere, insomma, perché non mi credi? Ti ho già detto decine di volte che non c'è stato nulla fra me e Nigel. Mi è molto difficile credere che un uomo e una donna possano passare tutto quel tempo insieme e con quella tensione sessuale senza che sia successo nulla. Fra noi è successo. Non riesco a pensare che tu e Nigel stavate... mentre tu e io stavamo... Ti rendi conto? No, che non mi rendo conto, perché tu e io non stavamo facendo niente, perché tu eri così spaventato da non capire che cosa non facevamo. Ma quello che io provavo per te tu lo sapevi. Guarda, credevo di saperlo quando mi hai detto che mi amavi, ma ricordati che dopo hai ritrattato. Perché devi sempre rinfacciarmelo? Cos'è? Questo forse ti fa sentire in colpa? Certo. Ma è per questo che te lo rinfaccio. Ah, eccolo il mio bravo fratello. Su, avanti, Maxwell, ora esageri. Come potevo sapere che amavi Francesca? Non le prestavi attenzione e dicevi a tutti che non c'era mai stato niente fra voi. Non lo sai cosa significa questo? Ma da quanto tempo mi conosci? Guarda, devi metterti in testa che non sei proprio la persona più comunicativa Io del mondo. Io procederei con molta cautela, tesoro, se mi trovassi al posto tuo. Con molta cautela in che senso? Non riesco a capirti, Maxwell, e quindi me ne vado. E mi porto via la donna che amo. Nigel, ti ho detto che io non ti amo. Mettitelo bene in testa. Ah, certo, parli della francesina. Allora portatela via. Avanti, tesoro. Sediamoci e parliamone con calma. No, cara. Io non ho proprio niente di cui parlarti. Tu mi hai solo conficcato un coltello nel petto e ora lo stai rigirando. Lo sai che certe volte parli come mia zia Assunta? È vergognoso che tu mi abbia fatto una cosa del genere e dopo non abbia avuto neanche il coraggio di dirmelo. Grazie mille, agente. Qualcuno in questa casa ha perduto qualcosa lì alla festa? Lui non mi ama. Lui non mi ama. Lui non mi ama. Zia Assunta! Ma cara, gli occhietti rossi, non hai mica pianto per caso? Oh, è successa una cosa tremenda, zia Assunta. Lo sapevo, il servizio rinfreschi non vuol raddoppiare le patatine. Perché sei sempre così catastrofica? Guarda, io non te l'avevo mai detto, ma quasi un paio d'anni or sono, io sono stata sul punto di scappar via e di sposarmi con Nigel. Quindi potevi sposarti un paio d'anni or sono. Il guaio è che io questa Maxwell non l'ho mai detto. E adesso lui l'ha scoperto e può ripensarci e non volermi più sposare. Oh mio Dio. È contenta? Io? Ma come può pensarlo? È colpa sua, voleva che sposasse chiunque, anche il primo che passa. Sempre meglio che restare zitella come è successo a lei. No, ma la piantate voi due. Non riguarda voi, riguarda solo me e la mia vita. Sono stata io a rovinarmi. Io che ho fatto questa brutta cosa a Maxwell. Io che oltretutto... Ah, mi scordavo, sono anche stata bocciata all'esame di scuola guida, se è per questo. Buonasera. Signore? Ragazzi, meglio che vi lasciamo soli, così fra voi due potete aggiustare le cose in modo adatto. Oh, Maxwell, sono stata... Cosa? Andiamo di là. E adesso noi due non sentiremo nulla. Dovevamo pensare a un piano B. Maxwell, io lo so che ho sbagliato e che dovevo raccontarti tutto. E ti prometto che mai, mai, cascasse il mondo, rifarò questo errore. Perché con mio fratello? Beh, questo è chiaro, no? Io ho sentito che ormai non mi volevi più e lui mi corteggiava ed era attraente. Ero affetta da Sheffield mania. Certo, non era quello autentico, però una discreta imitazione. Mi sento profondamente tradito. Ma tu cosa ti aspettavi? Dico io, prima giuri che mi ami, poi ritratti tutto e alla fine ti sorprendi che non stia lì a gironzolarti intorno. Non è leale. Vuoi vincere sempre tutte le mani. Guarda, io comincio a pensare che c'è sotto qualcosa, che la stai facendo così lunga perché quello che ti occorre è una scusa per rompere la tua promessa di sposarmi. Vedi, mi spiace se la pensi così, Francesca, ma... sai, non riesco a perdonarti. Ma sai allora che cosa ti dico? Riprenditi il tuo anello, ecco. Perché in nome del cielo? No!